Cari amiche e cari amici, buongiorno. Come avrete visto, in questi giorni sono particolarmente attivi dei buontemponi sui social per tentare di denigrare o mettere in cattiva luce Federcaccia. Voi pensate, in questo esercizio impossibile, tentare di accostare Federcaccia, il simbolo di Federcaccia, vicino a simboli di partiti anticaccia o di associazioni o leghe per l'abolizione della caccia. Veramente, per crederci bisogna essere ubriachi o in malafede. Questi bassi tentativi in periodo di tesseramento per cercare di mettere in difficoltà Federcaccia li considero semplicemente ridicoli. Quello che fa Federcaccia per la caccia è sotto gli occhi di tutti ed è documentato tutti i giorni. Gli incontri con il governo, con i ministri, con le forze parlamentari, con i capigruppo, con i presidenti di regioni, con gli assessori regionali di ogni colore, scelti dai cittadini, Federcaccia si confronta con le altre associazioni, Federcaccia si confronta. Poi ovviamente c'è chi non ha argomenti e si diverte a cercare a fare delle fake news e dei fotomontaggi contro Federcaccia. Lasciamo a loro questi, tra virgolette, poverini di idee. Se hanno idee le dicano, parlino delle loro strategie, parlino delle loro assicurazioni, parlino dei loro risarcimenti, parlino delle loro proposte per salvaguardare la caccia, che non siano soltanto parole gridate al vento. Ci dicano quali sono le loro strategie per poter ottenere dal Parlamento e dalle regioni leggi, norme, regolamenti favorevoli per valorizzare l'attività venatoria. Cari amici cacciatori, non credete alle bufale, ovviamente, che girano. Federcaccia è con voi, Federcaccia è a difesa totale della caccia, dei valori, della ruralità, della biodiversità. Federcaccia è con i cittadini e con la società italiana. I cacciatori sono gente matura. Federcaccia a tutti quelli si rivolge. Grazie.